Stiamo finalmente uscendo dalla pandemia, ma non possiamo rilassarci. In Portogallo siamo al 37% di contagio perché purtroppo c'è un'altra variante, Omicron 5, che è maledettamente contagiosa e che è arrivata già in Germania. A dirlo è il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Siccome per questo periodo estivo attendiamo un fiume di turisti provenienti da tutta Europa, dobbiamo sapere che corriamo dei rischi. Stiamo uscendo da una pandemia, non vi rilassate troppo, portate almeno la mascherina, mi vedo che state tutti belli rilassati. In Portogallo siamo al 37% di contagio perché purtroppo c'è un'altra variante, Omicron 5, che è maledettamente contagiosa, che è già arrivata in Germania. Siccome noi avremo un periodo estivo con un fiume di turisti che sta arrivando in Italia, soprattutto dalla Germania e dall'Europa, dobbiamo sapere che corriamo dei rischi, allora un po' di prudenza. Mi rendo conto, si sta meglio senza mascherina, soprattutto d'estate, però un po' di prudenza quando stiamo negli assembramenti non vi fa male, non è un calvario. Mettetevela questa maledetta mascherina, se no fra settembre e ottobre dobbiamo reggere e stringere un po' i denti in attesa che arrivi da qualche grande azienda produttrice che purtroppo non è in Italia, perché noi non siamo capaci né di proteggere il nostro patrimonio culturale né di produrre i vaccini. È incredibile. Abbiamo avuto 2 anni per produrre i nostri vaccini. Invece dobbiamo aspettare Pfizer, che ha brevettato un altro vaccino che dovrebbe essere resistente a tutte le varianti e utilizzabile senza fasce di età, quindi dai 0 anni agli ultra 80 anni. Finché non avremo questo vaccino che ci consentirà di vivere anche il Covid come un'influenza annuale, dovremo essere prudenti e fare attenzione. Abbiamo letto bene in questi 2-3 anni, grazie a tanti di voi, a tanto personale anche medico e infermieristico che ci ha dato una mano, ma abbiamo letto bene. Cerchiamo di essere prudenti se vogliamo poi goderci ancora per lunghi anni queste cose bellissime.